Claudia Diop ha debuttato come modella a 20 anni, dopo una vita di bullismo a causa del suo colore della pelle insolito. La sua carnagione scura è esattamente ciò che la faceva risaltare nella folla 7 anni fa. Ma cosa fa adesso? Nata nell'ultimo giorno del 1996, Claudia Diop si distingueva già un po' tra gli altri bambini in ospedale. Nel suo paese natale, il Senegal, la popolazione indigena è prevalentemente dalla pelle scura. Infatti, gli esperti di antropologia hanno determinato che le persone del Senegal e delle isole della Micronesia hanno alcune delle tonalità di pelle più scure al mondo. Nonostante fosse circondata da persone dalla pelle scura, questa bellezza è stata presa di mira per il suo colore della pelle estremamente scuro. I bambini usavano nomignoli come Dea della Notte per prenderla in giro, il che la faceva arrabbiare un po', ma c'era davvero poco che potesse fare. Dopotutto era nata così. Ma la quantità di melanina nella pelle di Claudia e dei suoi connazionali era una benedizione, poiché gli aiutava a proteggersi dai danni causati dai raggi UV nel cocente sole africano. In un paese così vicino all'equatore, dove il sole splende quotidianamente sulla popolazione, è necessaria tutta la protezione disponibile per prevenire il cancro della pelle. Claudia sapeva poco sulle malattie in quel momento, ma da adulta impiegata nell'industria della moda è diventata estremamente grata ai suoi antenati per averla benedetta con una pelle così resistente. Tuttavia, da bambina il suo colore della pelle le ha creato parecchi problemi. Quando i bambini cadono vittima del bullismo, la soluzione standard che gli adulti presentano loro è quella di ignorare i bulli. Anche se questa è una grande strategia da seguire, è generalmente più facile a dirsi che a farsi. E infatti Claudia ha faticato. Non ha mai avuto paura di parlare e le è stato difficile lasciar passare i commenti. Una seconda strategia, forse più adatta alla sua personalità, era quella di affrontare le persone insensibili. Ma questo motivava alcuni di loro a intensificare il gioco. I commenti cattivi dei compagni di scuola e degli estranei hanno creato un grande danno alla sua fiducia. Si sentiva brutta e strana, anche se non poteva capire cosa ci fosse di tanto strano quando si guardava allo specchio. Per lei sembrava di essere come tutti gli altri. Per un po' Claudia ha giocato al loro gioco. Ha permesso agli altri di determinare il modo in cui si sentiva. Quando i commenti erano positivi, si sentiva positiva. Quando la denigravano, la giornata diventava un buio periodo di 24 ore in cui non riusciva a sollevare la testa e guardare la vita dritta negli occhi. Il fatto che sua madre si fosse trasferita dal Senegal agli Stati Uniti senza di lei, lasciandola alle cure della zia, era un peso aggiuntivo sulle sue spalle. Claudia si sentiva fuori posto tutto il tempo, sia dentro che fuori casa. Ma fortunatamente le cose stavano per cambiare per questa bellezza insolita. Quando Claudia aveva 15 anni, dovette accompagnare sua zia a Parigi per un intervento agli occhi. Sua zia avrebbe dovuto rimanere in Francia per molto tempo e Claudia avrebbe iniziato a frequentare il liceo a Parigi. Durante i primi giorni della loro avventura europea, la sorella di Claudia l'ha portata in vacanza a Milano. Mentre camminava per le strade italiane, più di un fotografo si è fermato e le ha chiesto di farsi fotografare. Volevano farla interessare al mondo della moda, ma la timida ragazza senegalese aveva paura di cosa avrebbe potuto comportare il mondo della moda. Se i suoi concittadini la prendevano in giro per il suo colore della pelle, cosa avrebbero detto gli altri su di lei? Quindi, invece di cogliere l'opportunità al volo, ha detto loro che non era interessata perché voleva completare la sua istruzione. Nonostante la sua ferma posizione sulla questione, ha iniziato a chiedersi se fosse qualcosa degno di essere perseguito in futuro. A Parigi si faceva notare ancora di più ed era quasi impossibile non essere presa in giro. Era così diversa dai bambini con cui frequentava la scuola e il sentimento di sentirsi fuori posto continuava a perseguitarla. Tuttavia, tra le prese in giro e il bullismo, Claudia si sentì ispirata a creare la migliore versione possibile di se stessa. Prese la decisione consapevole di ignorare la negatività trovando cose che amava di se stessa. Dopo aver identificato questa qualità, ha iniziato a celebrare questi tratti unici invece di nasconderli. E seguendo questa strategia, ha iniziato a crescere in fiducia e ha capito di amarsi veramente. Quindi nel 2014, all'età di 18 anni, ha finalmente trovato il coraggio di aprire un account Instagram. Inizialmente si chiamava La Barbie Nera. Questo era il nome che le persone le davano a scuola, ma Claudia ha presto capito che questa non era l'immagine che voleva rappresentare. Se voleva fare la differenza, doveva iniziare a mostrare alle altre ragazze che tutte dovrebbero essere orgogliose di chi sono, indipendentemente da quanto perfette possano percepirsi. Ancora una volta era più facile a dirsi che a farsi, ma questa incredibile giovane donna non ha mai permesso ai dubbi di insinuarsi.
Ripensandoci, Cody è sempre stata privilegiata dal sostegno della sua famiglia e dei suoi veri amici. Tuttavia, a causa del bullismo, alcuni membri della famiglia l'hanno incoraggiata a utilizzare creme schiarenti per la pelle, in modo che non spiccasse così tanto. Anche se intendevano fare del bene, confermavano solo gli storti standard di bellezza del mondo, e Cody era determinata a non cedere. Anche se il suo concetto di bellezza è cambiato alcune volte, lei si è abbracciata con orgoglio, rendendosi conto che quello che aveva era un tipo unico di bellezza che era veramente accettato da coloro che contavano davvero. Ha capito che il suo colore di pelle insolito era ciò che la rendeva speciale e che non voleva essere una versione adattata o attenuata di se stessa. La sua famiglia ha capito che dovevano sostenerla nella sua decisione di rimanere inalterata e quando ha annunciato che avrebbe effettivamente cercato di intraprendere una carriera nella moda. A Parigi, molti scout di moda si sono fermati da Cody e l'hanno esortata a trovare un'agenzia che potesse rappresentarla. Ma non poteva chiamare tutti gli agenti in Francia e supplicarli per una possibilità. Doveva essere scoperta prima. Perché ciò accadesse, doveva fare alcuni servizi fotografici professionali e pubblicare alcune foto di sé sui social media. Se voleva avere qualche possibilità di ampliare la sua portata, avrebbe dovuto inseguirla attraverso le opportunità che internet e i social fornivano. Ma proprio quando stava sognando di diventare una modella parigina, la vita ha portato questa bellezza nera in un'altra direzione. Nel 2016 Cody si è trasferita a Brooklyn, New York, per frequentare il college. Fu un grande passo per una teenager senegalese, ma lo affrontò con determinazione. Ciò le diede anche l'opportunità di stare con sua madre, oltre che con suo fratello e sua sorella più piccoli. Infatti, questa era la prima volta che incontrava sua sorella minore, nata dopo la partenza di sua madre dal Senegal. Dopo 15 anni di separazione, la famiglia era finalmente riunita e la fiducia di Cody ricevette un grande impulso. La sua audacia e il salto di fede furono esattamente il motivo per cui un'agenzia creativa nota come The Colored Girl la notò e le chiese di partecipare alla loro speciale campagna mirata. L'agenzia era consapevole del fatto che solo un quarto delle donne sulle passerelle degli eventi di moda più noti erano donne di colore e miravano a fare campagna per una maggiore inclusività. Fin dall'inizio, Cody e le due cofondatrici, Victoria e Tori, andarono d'accordo. Cody conosceva alcune delle campagne precedenti che questa azienda aveva realizzato ed era desiderosa di partecipare alla loro ultima impresa chiamata Rebirth. Lo scopo della campagna era celebrare la diversità. L'idea standard di bellezza è stata sfidata molte volte, ma soprattutto nell'ultimo decennio. L'industria della moda è stata costretta a fare un bilancio sul tipo di ragazze che sceglieva per gli show e se le linee di sfilata erano abbastanza diverse. Ma questo non significava che si siano arresi immediatamente al cambiamento. Cody si sentì onorata nel partecipare a qualcosa che si concentrava sull'empowerment e sul sostegno alle donne. Inoltre, voleva ispirare quelle donne a prendere il loro posto nel mondo della moda. Nel 2016 il mondo si fermò per un attimo quando notò per la prima volta questa bellezza completamente diversa e sorprendente. Il personale di The Colored Girl fu fiero di presentare questa giovane africana dalla pelle scura a un pubblico più ampio. Volevano ispirare le bambine nere a smettere di misurarsi contro standard che non avrebbero mai potuto raggiungere e capire che il nero è altrettanto bello. In Cody hanno trovato il modello perfetto. All'età di 20 anni, la nuova modella non era pronta a diventare una sensazione improvvisa. Il suo modesto seguito sui social media di 300 follower su Instagram schizzò a 350.000 follower. Un rapporto sulla diversità di The Fashion Spot, una rivista di moda influente, stava mettendo una pressione sottile su spettacoli come la New York Fashion Week per apportare cambiamenti in questa industria competitiva e molte persone credevano che Cody dovesse essere il volto di questo cambiamento. New York ha portato nuove ed eccitanti opportunità. Nel 2017 è apparsa in una campagna pubblicitaria per il marchio cosmetico francese Makeup Forever. Anche se questo era un grande onore e privilegio, il più grande privilegio per Cody è di natura personale. Si sente fortunata a poter aiutare suo fratello, che ha la stessa pelle scura di lei, ad essere sicuro di sé ed accettare il modo in cui è nato. L'agenzia The Color Girl è stata onorata di rappresentarla nella sua scalata al successo e Cody si sentiva privilegiata e sicura di affidare la gestione della sua carriera a loro. Fortunatamente Cody ha subito pochissimo bullismo nel mondo della moda. Oggi si definisce la dea della melanina. L'incredibile tonalità scura della sua pelle è diventata il suo bene più prezioso, ma il suo lavoro non è ancora finito. Nonostante l'industria della moda abbia compiuto molti progressi nel trasformare i suoi stretti e restrittivi standard di bellezza in quelli più diversificati e inclusivi, c'è ancora molto da fare. Solo quando le modelle di colore saranno considerate veramente belle e le prenotazioni e i cast per i principali eventi di moda rifletteranno tale visione, solo allora l'industria meriterà applausi.
Cody è consapevole del ruolo che i social media hanno avuto nel suo successo. Nelle mani giuste può diventare uno strumento potente per promuovere ciò che una persona ritiene speciale e degno. Attraverso i social media vengono mostrate idee diverse di bellezza, esponendo le persone a una varietà di concetti e consentendo loro di integrare uno spettro più ampio di standard nella loro visione personale. Nel tempo, ciò che viene considerato bello può trasformarsi in uno standard più realistico, consentendo a una più ampia varietà di donne provenienti da tutto il mondo di essere etichettate come belle. Ma gli standard di bellezza occidentali e internazionali sono cambiati dal meteorico successo di Cody nel 2016. In 7 anni l'industria della bellezza ha registrato molti cambiamenti. Le tendenze vanno e vengono e ciò che è di moda oggi lo è fuori domani. Quindi, com'è cambiata Cody e quali adattamenti e interventi chirurgici ha fatto per inserirsi nel mondo della moda? Beh, sarebbe una contraddizione se si alterasse per adattarsi. Continua ad amare se stessa così com'è e non ha intenzione di cambiare il suo aspetto. La pelle di Cody è ancora della stessa radiante tonalità nera di allora. Le sue immagini negli Emirati Arabi Uniti decorano ora le pagine del suo account Instagram. Anche se il tramonto gioca con toni delicati di rosa e blu, il focus dell'immagine è sempre la vera bellezza nera africana. A 27 anni Cody è ancora bellissima come quando ha iniziato a fare la modella e il mondo non vede l'ora di vederne di più di questa dea della melanina. Pensate che gli standard di bellezza del mondo siano ancora troppo stretti? Qual è la vostra opinione sulla positività del corpo? Ditecelo nei commenti. Grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima!